Bentornati ragazzi e ragazze sul mio canale, oppure benvenuti se è la prima volta che venite a vedere un mio video. Lo vedete? Dune del 2021, diretto da Denis Villeneuve. Il film è la trasposizione del romanzo di Frank Herbert ed è ambientato nel futuro. Ci sono tutta una serie di famiglie, tra i quali gli Atreides e gli Harkonnen, che si sfidano tra di loro ed è un film che è una sorta di prima parte di una lunga epopea che secondo me detterà anche i canoni della fantascienza degli ultimi tempi. Denis Villeneuve lo conosciamo per aver diretto Sicario, per aver diretto Blade Runner 2049 ed è un regista che a quanto pare non si cura tantissimo della sceneggiatura, perché se ci fate caso la maggior parte delle sceneggiature dei suoi film sono di una semplicità spaventosa. È un film che funziona principalmente per l'aspetto visivo. Guarda caso, il film ha vinto 6 statuette agli Oscar proprio per il comparto tecnico che rende veramente la visione al cinema di una roba senza precedenti. Questo non è il tipico film fantasy, fantascientifico che molti si potrebbero aspettare, visto Il Signore degli Anelli, visto Harry Potter e visti tanti altri prodotti trasposti da celebri romanzi. No, perché questo è un fantasy, fantascientifico per adulti, è un film estremamente lento, ma che alla fine serve proprio per permettere allo spettatore di immergersi in questo universo futuristico. È un film dotato di un cast mastodontico, proprio come mastodontico è questo film nella sua interezza, perché è un film che fa della mastodonticità la sua vera e propria forma. Timothée Chalamet, infatti, secondo me è uno dei migliori attori giovani degli ultimi tempi e secondo me in futuro riceverà tanti bei premi perché è fantastico. Poi abbiamo anche Zendaya, abbiamo Rebecca Ferguson direttamente da Mission Impossible, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård e tanti altri. E voi fatemi sapere cosa ne pensate di Dune, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete like, condividetelo, mi raccomando. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e ragazze.